Ehi, sì, questo è il video che fa per te. Non hai voglia di studiare, immagino, e vuoi trovare un metodo per studiare in un singolo minuto? È impossibile, ma quest'oggi vi spiegherò 6 trucchetti, in realtà è un 5 più 1, uno è il bonus, per studiare impiegando magari la metà del tempo, ma ottenendo comunque ottimi risultati. E quindi non perdiamo altro tempo e iniziamo. Questi trucchetti io li uso già da moltissimo tempo e posso dirvi che ne valgono la pena, mentre moltissimi altri che potete trovare online non li ho ancora testati e quindi non sono contenuti in questo video. Magari se in futuro scoprirò qualcosa di utile ve lo farò sapere. Comunque partiamo dal primo punto, ovvero guardare contenuti online, principalmente su YouTube, al doppio della velocità. Alcuni di voi magari lo fanno già, comunque può aiutare veramente molto. Infatti su YouTube c'è la possibilità in basso a destra di aumentare la velocità di riproduzione del video, per esempio a 1,5, 1,25 o addirittura in 2x. In questo modo vi permetterà di vedere magari 30 minuti di spiegazione di matematica o dei promessi sposi alla metà del tempo, quindi in soli 15 minuti vedrete un contenuto che normalmente durerebbe 30 e così velocemente avete risparmiato 15 minuti. Questo è un trucchetto in realtà molto banale, molto diffuso, però non è del tutto scontato. Il secondo trucchetto l'avevo già fatto vedere su Instagram e molte persone mi avevano risposto dicendo: ehi Fra, ma cosa hai combinato? Ovvero la scrittura vocale su Word. È molto semplice, voi basta che andate in strumenti, attivate la digitazione vocale e poi iniziate a parlare. Per esempio prendete il vostro libro, iniziate a leggere e automaticamente tutte le parole che leggete verranno trascritte nel documento. E questo può essere molto utile per schematizzare magari concetti molto lunghi, rielaborando la frase, e magari se siete lenti a digitare sulla tastiera di un computer o magari non avete voglia, potete tranquillamente leggere ad alta voce. E il gioco è fatto. Il terzo trucco è ascoltare musica mentre si studia. Non tutta la musica, in particolare la musica quella senza testo. Per esempio, se ascoltate le canzoni del vostro cantante preferito, probabilmente verrete distratti maggiormente. Mentre se ascoltate musica instrumental, quindi solo lo strumento, senza quindi le parole, è stato dimostrato con uno studio scientifico che la maggior parte delle persone, ascoltando musica classica principalmente, imparano molto più velocemente e tendono a ricordare le cose per più tempo. Se siete interessati vi lascio lo studio di Anne de Groot qua sotto in descrizione. In poche parole parla di questi due gruppi di studenti che sono stati sottoposti a diverse sessioni di studio di una nuova lingua. Il primo gruppo doveva studiare i vocaboli in completo silenzio, mentre il secondo con una musica classica di sottofondo. E quando sono stati corretti i test, i risultati migliori sono stati ottenuti dal gruppo che ha studiato i vocaboli con la canzone di sottofondo. Comunque, test scientifici a parte, provateci. Io vi lascio una playlist qui sotto in descrizione, la playlist che utilizzo io, e provate una volta a studiare con questa playlist di sottofondo e la volta dopo a studiare cose simili senza musica e vedete se vi concentrate di più o di meno. Quarto trucchetto. In un video che ho fatto di recente vi ho parlato di un bot di Telegram che vi permette di trasformare i messaggi di WhatsApp in file audio, ma questa cosa potete farla anche semplicemente con i vostri appunti, quindi trasformare la vostra ricerca di 3 pagine in una nota vocale di qualche minuto e poi ascoltarlo mentre siete sull'autobus o state facendo qualcos'altro, come che ne so, riordinare la stanza oppure fare una passeggiata. E quindi in questo modo potete ripassare mentre state facendo qualcosa di comunque tranquillo. Per esempio, se vi mettete ad ascoltare i riassunti mentre state leggendo un libro, diventa impossibile seguire e capirci qualcosa. E quindi vi consiglio di farlo magari mentre state facendo una passeggiata o qualcosa di poco impegnativo mentalmente, possiamo dire. Il quinto trucchetto di oggi è quello di utilizzare la tecnica del pomodoro e molti di voi diranno: oh mio Dio, cosa sono ste cose? La tecnica del pomodoro è un metodo di gestione del tempo che è stato inventato alla fine degli anni 80 da Francesco Cirillo, ma a noi questo non importa, infatti a noi interessa come metterla in atto. Dobbiamo scegliere un'attività da fare, per esempio studiare per l'interrogazione di storia del giorno dopo, e poi impostare un timer di 25 minuti dove voi vi impegnate a studiare senza distrazioni, quindi spegnete il telefono e qualsiasi cosa che vi può distrarre, e poi dopo, allo scadere del timer, mettete un altro timer da 5 minuti dove invece vi dovete riposare. E anche se a noi non sembra, mentre ci riposiamo il nostro cervello continua a elaborare quelle informazioni e ci permette di memorizzare molto più velocemente. Questo potete farlo per la durata di 2 ore, quindi 25 minuti di studio, 5 minuti di pausa, 25 5 25 5 25 5, e alla fine delle 2 ore complessive, se vi sentite stanchi, dovete fare una pausa
che però non deve superare i 30 minuti. Quindi dopo 2 ore di studio vi riposate 30 minuti e poi ricominciate con questa cosa all'infinito fino a che non avete finito di studiare. Questa è una cosa che sembra veramente da pazzi, ma in realtà funziona veramente. Questa tecnica è difficile da metterla in atto perché ci sembra di star perdendo tempo. Per esempio, dopo 25 minuti non vi sentite molto stanchi e quindi quei 5 minuti vi sembrano sprecati. In realtà sono utilissimi e questo vi permette di studiare anche per decine di ore senza stancarvi troppo. Infatti su YouTube c'è gente pazza che utilizza queste tecniche e fa video di 12 ore dove studia solamente. Ma passiamo all'ultimo trucchetto. Nel titolo avrete letto 5 trucchi utili, ma in realtà c'è anche un bonus. E l'ultimo metodo è quello di stabilizzare le onde cerebrali a una frequenza di 30 Hz. Ok, lo so, non avete capito un cazzo. Lo so, ci arriviamo. Ma partiamo dal principio. Diciamo che nel nostro cervello sono contenute 5 tipologie di onde cerebrali, ovvero le onde delta, teta, alfa, beta e gamma. E ogni tipologia di onde è utile a qualcosa. Per esempio le onde delta favoriscono il sonno e quelle teta favoriscono la diminuzione dello stress e dell'ansia. Ma noi quelle che interessano sono le onde gamma, ovvero quelle che vanno da 30 Hz a 100 Hz. E alcuni dei loro benefici sono un aumento della memoria e un aumento dell'attenzione. E voi direte: ok, ora so come funziona il cervello, ma in che modo posso aumentare le onde gamma all'interno del mio cervello? Allora, diciamo che ci sono vari metodi. Il metodo più semplice, ma anche complesso, è quello della meditazione. È molto semplice perché dovete impiegare 5-10 minuti al giorno, ma è complessa perché dovete fare questa cosa in modo costante nel tempo. Infatti, per raggiungere e aumentare la quantità di onde gamma nel nostro cervello, la nostra mente deve essere molto calma e per tranquillizzare la mente l'unico metodo è quello di meditare. Facendo meditazione ogni giorno sei in grado di accrescere il tempo che trascorre nello stato gamma, che appunto è collegato alla capacità di apprendere molto più velocemente. Io sto introducendo questa buona abitudine da poco tempo, ma vedo già i primi effetti e mi sento molto meglio e molto più calmo. Probabilmente la meditazione sarà il tema principale di una delle varie challenge da 30 giorni che vi ho spoilerato nel primo video di quest'anno, ovvero quello dei buoni propositi, e quindi probabilmente ne parlerò meglio più avanti. Però se volete anche voi iniziare ad approcciarvi a questo mondo, vi consiglio la serie TV Le guide di Headspace meditazione. Vi lascio uno screen qui a schermo che vi spiega un po' da dove deriva la meditazione, a cosa serve, e alla fine di ogni episodio c'è una mini meditazione guidata che potete utilizzare per iniziare a meditare. Questo se avete Netflix, mentre se non avete Netflix potete cercare su YouTube meditazione guidata e poi scegliete quello che volete in base alla durata e a quello che vi piace di più, diciamo. Comunque per questo video è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci si becca domenica prossima alle 18 con un nuovissimo video. Ciao!